Il binario ad un certo punto termina e lì finisce pure il nostro viaggio. Siamo a Ravensbrück. Scendiamo, attraversiamo su strada asfaltata la pineta fino ad un bivio dove ci colpisce la presenza di una piccola cappella sormontata da una croce. Giriamo a sinistra e ci troviamo di fronte ad un paesaggio idilliaco, incantevole. Da un lato, alla nostra destra, lo Schoedsee, un piccolo lago in cui si rispecchia il campanile gotico della cattedrale di Fürstenberg. Dall'altra, una serie di villette stile bavarese largamente ornate di gerani rossi ancora in fiore finalmente sporche assetate affamate arrivammo verso sera a ravesbrook e devo dire la verità la prima volta che vedemmo ravesbrook provammo una sensazione quasi di gioia perché il posto è meraviglioso e c'è un lago che è bellissimo ci dicemmo forse ci daranno una casa e ci metteranno a lavorare qua che bel posto Entrammo nell'inferno. Uno spiazzo immenso, pieno di baracche di lamiera. E queste prigioniere con vestiti assurdi, la maggior parte a rigoni verticali, gli zoccoli ai piedi, le teste rasate, e il filo spinato, le guardie, le ausirche in divisa militare e la frusta in mano. E un'orchestrina di poveri prigionieri che suonava musichette allegre. Un circo, un circo da incubo. Siamo entrate. Appena dentro il campo a destra c'erano subito le docce. Le miste ebree, la prima cosa che dissero fu: state attente, non aprite i rubinetti, che viene fuori il gas. Noi non ci credevamo, naturalmente. Chi urlava? Chi piangeva, specialmente tra le ebree? E poi qualcuna prese la decisione. Piano piano tentò. Aprì il rubinetto. Era acqua. Ma. soprattutto quello che mi ricordo. sono i cadaveri che vedevamo. cadaveri viventi. Per la prima volta abbiamo pure il triste spettacolo dell'abbassarsi sul lager di un gran numero di corvi, tale da oscurare il cielo di quel dannato ponte dei corvi. Ci portarono quasi tutte al famigerato blocco 17. Non era un blocco di quarantena, ma era un blocco terribile. Non so nemmeno io come descriverlo e come descrivere la nostra vita, l'inferno. E noi si era talmente allibite, talmente annientate da quello che ci stava succedendo, che forse non avevamo più reazioni normali. Eravamo continuamente comandate. Ci trovavamo perennemente in mezzo ad una calca e nello stesso tempo isolate dal mondo che non potevamo neanche conoscere, perché ne ignoravamo la lingua fondamentale. E intorno a noi sembrava la Torre di Babele: chi parlava francese, chi spagnolo, chi polacco, chi russo. Noi italiane eravamo in un'isola, un'isola sperduta in cui non potevamo aggrapparci a niente, a nessuno. Ma traumatizzante veramente è la visita che segue. Sfiliamo nude in uno stanzino dove insieme a lei a Ofseirin sono alcune prigioniere con triangolo viola. Umiliate. Offese nella nostra intimità, siamo convogliate nella grande sala della doccia, dove siamo già state ammucchiate nella notte. Digiune, tremanti dal freddo e l'umidità, cerchiamo un po' di calore, addossandoci le une alle altre, vincendo il naturale ribrezzo verso corpi spesso non più giovani, afflosciati, deturpati da piaghe. È l'incontro con il mondo del Lager. L'entrata coatta in una comunità estranea, alla quale bisogna aderire per sopravvivere. È la costrizione all'annullamento del nostro io, di tutto quello che può esserci in noi di più gelosamente intimo. Cominciarono a raparci i capelli, malamente, con violenza. Perdere i capelli era tremendo per noi donne. Il volto, l'aspetto. Venivano stravolti. Ci uccideva l'anima. Rasate, eravamo come scimmie tristi e spaventate. Dopo la doccia. Nude, tutte assieme, siamo state portate con spinte, urla e calci in una stanza enorme. C'era un freddo terribile, ma che freddo c'era dentro. A casa ci avevano insegnato che neanche ai fratelli ci si poteva presentare in sottana, e lì invece nude, di fronte a tutti. Mi ricordo sempre la mia mamma. Trovarsi nuda di fronte alle sue figliole, ad altre, agli uomini. Era una cosa schifosa, pazzesca, bestiale. Nude, nude davanti ad una porta da aspettare al freddo sotto al nevischio, e poi quegli uomini disposti in una specie di. come posso dire, di palco, ci guardavano non come donne, ma come lavoratrici. Guardavano le nostre mani e i nostri occhi perché volevano accertarsi se eravamo adatte a lavorare. Esseri umani che una volta avevano una casa, un'intimità, un credo religioso, una vita loro. Trasportati in quel caos, in quell'inferno, e non avere più volontà, non avere più nome, soltanto un numero. Addio, come si può descrivere? Dopo la vestizione ci hanno immatricolate. Il numero matricola era stato stampigliato su un pezzettino di tela bianca che dovevamo sistemare sotto il triangolo rosso. La mia matricola era 97.323. Questo ero io. Magari erano capaci di guardarti solo un ginocchio, un piede, e ti facevano spogliare. Erano cattivi, ma cattivi in una maniera. Le tedesche erano ancora più cattive. Io gli dicevo le parolacce in genovese. Quante gliene ho dette. In un'altra baracca c'era un tavolo e attorno sei o sette medici, tutti ufficiali delle SS. Non si può descrivere quello che si provava in quel momento. Le più robuste venivano mandate nelle fabbriche. FUNF, ZU, FUNF. 5x5, pala in spalla e passo marziale. Il lavoro consiste nel prendere una palata di sabbia nel mucchietto di sinistra e gettarlo in quello di destra, dove la compagna di fianco esegue la medesima operazione. La sabbia viaggia in tondo e ritorna al luogo di partenza. La giornata non finisce mai, il lavoro spezza le reni, le mani gonfiano e si riempiono di vesciche. Alla fatica fisica si aggiunge la rabbia per quel lavoro inutile. E tuttavia anche questo lavoro senza senso ha uno scopo. A Ravensbrück tutto ha un senso se visto nella logica della città concentrazionaria. Io sono andata a lavorare in fabbrica, sono rimaste con me Maria Dioppicina ed Dora. Siamo uscite dal portone e siamo andate alle baracche della Siemens. Là ci hanno esaminate. Dora, povera, ha perso gli occhiali, non vedeva, e Maria aveva l'influenza, era piena di febbre. Loro così sono andate via. Maria è morta. Stavamo fabbricando bombe, e chiaramente non eravamo entusiaste di produrre una merce del genere, ma pendeva su di noi la minaccia di essere accusate di sabotaggio con le immaginabili conseguenze. Allora ci si ingegnava. Di fatto, trovavo il pretesto di cambiare le punte del tornio. Così, pur umiliate, affamate e anche un po' inebetite, siamo riuscite ad ingannarli. Ed era una piccola rivincita, di grande valore per noi. Ci riabilitava anche davanti a noi stesse. Le francesi erano organizzate, loro sì che erano organizzate perché loro indicavano questa questa e questa vanno a lavorare oggi quest'altre andranno a lavorare domani noi italiane non potevamo organizzarci perché come italiane eravamo proprio odiate per le francesi eravamo fasciste perché avevamo aggredito la francia per i tedeschi eravamo traditrici perché avevamo tradito anche loro insomma eravamo disgraziate c'era un rullo pesantissimo Grandissimo, enorme. Mettevano 30 donne davanti e 30 donne dietro, perché quelle davanti tiravano e quelle dietro spingevano. E poi su, ric! E allora quelle dietro tiravano e quelle davanti spingevano. E tutto il giorno quella storia lì. Tutto mira ad annientare psicologicamente la dignità e la personalità del deportato, il duro lavoro la fame, la sporcizia, i pidocchi, le botte, le umiliazioni, la paura del dopo. La paura del dopo non si può descrivere l'ansia e il terrore che sentivo dentro di me di fronte all'ignoto. L'appello del mattino è una delle tante torture non torture del campo. All'inizio è sopportabile, ma dopo la prima mezz'ora diventa una tortura. Distrugge ogni capacità di resistenza, impedisce di pensare. Il cervello si svuota, le gambe gonfiano, i piedi fanno male, dolori atroci corrono per tutta la schiena. C'erano i cani lupo che ci circondavano e le capoche ci controllavano e contavano e questa conta non tornava mai e si ricominciava. Poteva durare due ore, tre ore, quattro ore, due volte al giorno, all'inizio del lavoro e alla fine del lavoro. Si inventavano sempre qualche cosa, e tu dovevi stare allo straffo magari per tutto il giorno. Stare all'appello di punizione per tutto il giorno era terribilmente duro perché si raggiungevano temperature di 10 o 12 gradi sotto zero. C'era la neve e c'era il vento, e noi non eravamo vestite. Avevamo se non un cappottino, delle volte senza calze e nient'altro. La fame ti annientava. E alla fine dell'appello eri talmente sfinita che non ce la facevi più. La prima ad andare in infermeria mi pare che fui io, e me la cavai in otto giorni. Poi forse andasti tu, Lina. E ultima la Iole, che non usci mai. Prima lettera di Iole alla sorella Nella, dall'infermeria. 16 febbraio 1945. E tu come stai? Mi dicono che hai sempre la febbre. Ho tanta voglia di vederti. Anche la mamma ho tanta voglia di vederla. Ma è tutto inutile, dopo che abbiamo fatto tanto per restare insieme. Perché, anche di noi, che ne sarà? Pare che il nostro blocco, questo 10 del Rivier, venga sgombrato a giorni e noi in trasporto. Speriamo di rivederci presto e per sempre. Baci. Iole. Mi caricarono su un camioncino con altre sei deportate e ci portarono a Sachsenhausen, dove ci divisero. Mi portarono in una stanza e senza preamboli cominciarono subito l'estrazione. Contandoli uno per uno. Arrivarono a sette. Alla fine mi dissero: Auf oh Wiedersehen morgen. Feci il viaggio di ritorno da sola perché le altre non tornarono più. Il mattino seguente mi fecero rifare il viaggio da sola con Lauserin. Arrivata dal mio macellaio, il metodo non cambiò. I denti estratti e contati uno per uno, questa volta, sono stati otto. Quello che è stato fatto a me, come a tante altre, era che ci veniva tolto il ciclo mestruale. Ad alcune mettevano qualcosa nel mangiare ad altre veniva iniettato direttamente un liquido molto irritante che ci ha tolto le mestruazioni l'effetto è stato che il nostro corpo si è riempito di grossi foruncoli sempre pieni di pus e di pidocchi oltre agli esperimenti poi le selezioni ad un certo punto cominciò il travaglio e mi portarono in revier mi sentivo male ma non riuscivo a dare alla luce il bambino il terzo giorno quello che doveva essere il capomedico ha detto che andava bene. Poi è tornato e si è meravigliato che fossi in vita. Mi ricordo, nel delirio, che incrociavo un piccolo specchio quando mi portavano da una stanza all'altra. Conservo un'immagine terribile di me. Un volto nero, tumefatto dai patimenti. Mi hanno fatto un'iniezione. Così il mio bambino è nato. Vivo. Lo hanno buttato in aria e hanno esclamato. Kleine Partizan, piccolo partigiano. Durante i primi due o tre giorni si lamentava, piangeva. Poi la voce si indebolì. Non avevo niente da dargli da mangiare, neanche acqua avevo il seno. Lo tenevo vicino a me, cercavo di scaldarlo come potevo. Dopo tredici o quattordici giorni Danilo è morto. Ha cominciato ad essere freddo, freddo, freddo e duro. Non volevo che si accorgessero subito che era morto. Speravo di restare ancora un giorno nel blocco per salvarmi. Senza Danilo mi avrebbero mandato subito fuori all'appello e poi al blocco delle selezioni. Vi invito a non giudicare facilmente e a considerare ciò che ho subito dai miei carnefici per essere ridotta a quel punto. Chi piangeva era perduto. Chi piangeva non aveva più la forza di resistere. Là per resistere, per sopravvivere, bisognava odiare. Io devo vivere, ci imponevamo, per narrare, per testimoniare agli altri la verità di quest'orrore. E ci sforzavamo di tenerci pulite il più possibile. Mantenere il senso di femminilità era già, accanto all'aiutarci a al conservare la dignità umana, una cosa molto positiva. Ogni notte avevo sempre un desiderio, sognare il mio tetto, il paese. E sempre speravo di vedere, anche solo in sogno, casa. Sognavo la casa, la vedevo. Monique mi prende sotto la sua protezione, mi costringe ad imparare meglio il francese. Mi descrive Firenze, che io non conosco. Mi obbliga, quando ho fame e vorrei parlarle della mia fame, a recitarle i versi che ricordo ancora a memoria della Divina Commedia e a tradurli in francese. Sento ancora la voce di mia madre che, di fronte alle lacrime della bice, di Bianca e mie, dice: Basta piangere, ditemi piuttosto, dove vi porto stasera a ballare? Facevano l'appello due volte al giorno e poi selezionavano. Ogni giorno, ogni giorno. Ci mettevano tutte da una parte e man mano che procedevano formavano due file. Una era destinata al crematorio, l'altra alla salvezza. Prima uno controllava gli occhi, poi ti dava una spinta. Ma se non ristavi in piedi e cadevi, venivi selezionata per il crematorio. Lo hanno fatto per 15 giorni. Mi avevano dato una scarpa grande del 39 e una piccola del 35 col tacco. Quel giorno, quando uscimo dalla Halle, sentii una francese che mi diceva: "Place Marie, attention, sélection". E io non riuscivo a capire. Poi, vidi un camion con alcuni dottori davanti e allora mi tolsi le scarpe e tirai su il vestito per dimostrare che non ero zoppa e avanzai. Essere selezionate significava finire nei trasporti neri e allo Jugendlager, di dove non si sarebbe tornate più. Le eliminate sono spinte contro una baracca. Impossibile descrivere lo spettacolo di pietà per questi esseri. Sono per lo più giovani, coperte di ascessi, ulcere e zemi purulenti, eppure ancora tanto desiderose di vivere. Coscienti del significato della selezione, con le loro ultime forze chiedono grazia, con urli e scene selvagge e cercando di rientrare nella fila. L'ultimo giorno ho capito che mi hanno messo dalla parte cattiva e mi sono detta: stavolta basta è finita. Ma dopo un primo attimo di smarrimento ho pensato: "Ma no, devo tentare ancora". E pian piano, passo a passo, mi sono messa al centro della fila di quelle che dovevano essere selezionate. Quando mi hanno ricontrollato, mi hanno mandato nella fila buona. Davanti al crematorio, soprattutto negli ultimi giorni, i cadaveri erano a mucchi. E mi ricordo che saputo che mia madre era morta, Avevo chiesto all'osierca di poter avere le sue ceneri. E lei mi aveva detto «Guarda là, credi che ci sia una fiammata solo per tua madre?» Dalla Siemens si vedeva la fiamma verde del crematorio. Lo sterminio di migliaia di vittime non soddisfano ancora l'esigenza del sistema che vuole eliminare sempre di più, sempre di più, per rientrare nei costi. A febbraio 1945, il comandante del campo dà ordine di costruire una camera a gas vicino al crematorio per accelerare i tempi. La camera a gas, l'ultimo tipo di selezione applicato a Ravensbrück, funziona fin verso i primi di aprile. A febbraio in campo vi sono 46.000 deportate e ai primi di aprile ve ne sono 11.000. La paura dello sterminio totale appare fondata e si diffonde. Siamo alla fine di febbraio, primi di marzo. Ormai non si parla più di ritorno a casa. Nei nostri cervelli è subentrata una tale debolezza da non permettere neppure più al pensiero di giungere a casa, di fantasticare di una possibile liberazione. Il fumo del camino del crematorio esce con particolare intensità e la pulizia del lager che continua. Vivevo giorno per giorno, ora per ora. Soffrivo terribilmente, ma il passato non esisteva più. Il presente era la sofferenza stessa. Il futuro non c'era. Negli ultimi giorni, spesso durante gli appelli, si verificavano bombardamenti aerei. Noi stavamo sull'attenti all'appello. Non avevamo paura. Anzi, il cielo diceva che il fronte era sempre più vicino. L'avanzata degli alleati era talmente veloce che a un certo momento Siemens dovette essere chiuso e noi fummo trasportate di nuovo al Campo Grande. Ormai il campo doveva essere evacuato perché i russi stavano avvicinandosi sempre di più. La sera del 26 aprile partimmo da Ravensbrück a piedi. L'evacuazione fu una cosa tremenda perché eravamo sfinite. Gli unici riposi erano quando arrivavano gli aerei alleati che ci mitragliavano e ci facevano sdraiare lungo la strada. Non ti potevi fermare durante la colonna e manifestare la stanchezza perché ti sparavano. Dopo due giorni e due notti, durante un bombardamento, io e mia madre non ci siamo rialzate dalla cunetta al fischio del soldato. La colonna è ripartita e siamo rimaste lì. Come cadaveri ambulanti ci hanno trascinato per le strade infuocate della Germania morente, allontanandoci dai nostri salvatori. Solo il 3 maggio i russi ci hanno raggiunto la mattina seguente il 30 aprile grande movimento di zigane intorno alla stufa nella lagerplatz vedo prigioniere che sventolano fazzoletti e gettano urla felici vedo tra i pini una lunga fila di uomini a cavallo erano i russi non g'avemo più inteso a parlar tedesco e così g'avemo dito cosa s'è nato un'ora due tre dopo se g'avemo messo sentai e aspettavimo chi che scappava chi andava mi invece messo sentada Godito spetto cosa che se. Il 30 aprile le truppe sovietiche liberarono il campo, dove erano rimaste soltanto le ammalate gravi. Mi sono lavata, mi sono lavata ancora, mi sono cambiata e mi sembrava di rinascere. Ho lasciato la mia giacca, ma in realtà il mio numero non l'ho mai potuto lasciare del tutto. Una parte di me continua ancora ad essere. Il 91.329. Poverina. Tutto quello che sanno dire è poverina. E penso, come fanno a sapere, a conoscere a fondo cos'era? Forse io stessa non so esprimermi. A volte, quando mi capita di raccontare, all'improvviso mi domando, ma sto parlando di me? Il tono mi pare falso e mi viene da tacere. Dobbiamo anche protestare contro le cose false che si dicono della deportazione. Pare che la deportazione delle donne sia andata a finire nei casini dei tedeschi, ma Ravensbrück non era questo. Proprio le donne sono state meno riconosciute. Hanno pagato come gli uomini, eppure al ritorno abbiamo trovato diffidenza perché eravamo donne. Mi ricordo. Che preparavano dei grandi elenchi per tornare in Italia e subito mi hanno segnata come civile. Ma io ho detto: no, io sono politica. Ma come? Una donna politica. Ma non esiste. Una detta dell'ufficio scomparsi mi chiese dove fossi stata a Ravensbrück. Conosceva solo Auschwitz. Ravensbrück era un nome nuovo. Non era curiosa, era solo dubbiosa. Chissà se questo lager era veramente esistito, visto che non ero nemmeno ebrea. Quando tento di raccontare, mi accorgo che gli altri mi guardano stupiti, perplessi. Mi credono pazza. I più disponibili mi ascoltano educatamente. Poi mi pregano di cambiare discorso perché non possono sentire. Fa troppa pena. Quell'Hitler era proprio pazzo. Un muro si leva tra me e il mondo. Ecco, ho finito. Ma è difficile raccontare il lager. È difficile perché non si racconta bene. Si salta da una parte e dall'altra perché... Comunque, io ho fatto del mio meglio. Quando racconti rivivi quello che hai passato, rivivi tutto.